26. Imperterrito. Quasi che lo vedesse per la prima volta, guardava il salone del suo ristorante dove erano stati preparati i tavoli per la cena. Da quello stesso stanzone, allora decorato con fotografie del duce, con la grande madia che da piccolo usava come nascondiglio, Alighiero era uscito per diventare col tempo un ristoratore di successo. Non erano ancora le 6 del pomeriggio, ma già si annunciavano le prime ombre della sera. Dalle finestre del ristorante giungeva il fragrante profumo degli alberi del giardino in fiore, delle violaciocche e dei mughetti. Alighiero aveva sempre avuto un ardente desiderio di imitare la bellezza del suo giardino che, nonostante la sua attività di ristoratore, aveva fatto di lui un solitario che non aveva mai accettato le proposte di molti di comprare il suo locale. Invece si era sempre chiesto se dare aiuto ai suoi simili poteva creare ambiguità e malintesi. L'aiuto lo aveva dato comunque. Alighiero viveva con il suo cuoco nel centro storico del borgo, in una casa in parte disagiata per la sua vetustità, dove era nato e da dove vedeva scomparire a poco tutti i suoi coetanei. Il cuoco si era presto abituato all'apparente asprezza del carattere di Alighiero. Amava il suo viso non eccessivamente rugoso, gli occhi blu ghiaccio, il naso e il mento aguzzi, che rivelavano una scarsa propensione all'indulgenza. Ma il cuoco sapeva che Alighiero era molto buono. Sì, le intenzioni di Alighiero, il dare aiuto sempre e comunque agli abitanti del borgo, aveva creato spesso ambiguità e malintesi. Ogni abitante viveva l'altruismo di Alighiero a modo proprio. Certamente lui agiva per il bene delle persone, ma sovente esse interpretavano il suo comportamento come un'omosessualità non dichiarata, come un modo di scusarsi per quello che gli abitanti del borgo passavano per anormalità. Alighiero non era omosessuale, semplicemente non era interessato alla sessualità. Come accade sempre, le persone vivevano le azioni di Alighiero al vaglio della loro sensibilità, del proprio sentire. Scorgevano di lui solo la pochezza di ciò che esse stesse erano. Alla fine vinceva l'indistruttibile costanza dell'altruismo di Alighiero. Chi parlava male di lui, se faceva qualcosa per gli altri, alla fine si aspettava sempre una gratificazione, mentre non era così per Alighiero. Lui faceva per gli altri quello che sentiva giusto. Il beneficato poteva anche non recepire quello che Alighiero faceva per lui, e anzi, il suo aiuto gli poteva dare perfino fastidio. Ma questo accadeva perché il beneficato non era in grado di comprendere la giustezza del comportamento di Alighiero. Ma Alighiero continuava imperterrito ad essere altruista.